Buonasera Katia, cosa sta succedendo qui questa sera alla Galleria della Via degli Artisti? Questa sera abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere, oltre gli autori, anche l'associazione La Piuma di Viterbo, che è un'associazione importante perché lo spiegheranno loro. Benissimo. Noi siamo un'associazione che si dedica alla riabilitazione e delle persone con malattie neurodegenerative, in particolare Parkinson, con le quali noi cerchiamo di alleggerire non solo il vissuto della malattia da parte di chi è colpito, ma anche delle loro famiglie, dei loro amici. Perfetto. E adesso? Andiamo a vedere che cosa c'è nella galleria del libro, la galleria del libro. Esatto, alla Galleria della Via degli Artisti, doppia galleria. Grazie. Andiamo. Grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie soprattutto per quello che fate. Grazie. Soprattutto. Allora, cominciamo. Enzo Trifolelli, eccoci. Buonasera. Cosa ci presenta Enzo? Fototempismo, spazio-tempismo. Ci vuoi illustrare qualcosa del libro? Allora, innanzitutto questo libro è un libro che parla e ci conduce fino al fototempismo. Al fototempismo. Al fototempismo, un concetto che vuole rappresentare per la fotografia lo spazio e il tempo con un unico scatto, lo spazio multiprospettico e il tempo con continuità. Ci potresti far vedere qualche tua opera, queste qui fantastiche, ecco, che fai? Questi sono i cavalli alati, che sono tarquinie, e sono fotografati in fototempismo. Abbiamo anche quella fantastica, benissimo. Questi sono la chimera, la chimera di Arezzo. A Firenze. Poi abbiamo dei reperti archeologici. Perfetto. Fatti in fototempismo. Ed ecco, e ancora, qua, ecco l'antefissa femminile. Perfetto. A Civita Cattolica. Grazie, grazie a voi. Passiamo. Katia si è dileguata, signora. Katia l'ha lasciata da sola. Ci racconti delle sue opere che presenta. Pronti? Questo libro sono racconti della Tuscia, sono storie ambientate nel nostro territorio e alcune sono di fantasia, altre sono reali, però l'ambientazione è dei luoghi della Tuscia. Questo è il lago di Vico, come potete vedere dalle immagini. Questo è il borgo fantasma di Celleno. Questa è Santa Rosa di Viterbo. Benissimo. Chi sono Aurora? Il Moai, fantastico. Chi sono Aurora, Sofia, Andrea e... Allora, queste sono fiabe ambientate a Sant'Angelo di Rocca al Verce, il paese delle fiabe. E Aurora, Sofia, Andrea e i vari nomi sono i protagonisti di fiabe personalizzate. Infatti, una parla di un draghetto e di un unicorno, questo è Sant'Angelo, e poi un'altra parla di una ciliegia, affronta il tema dell'amicizia, perché Sant'Angelo è anche il paese delle ciliegie. Esatto, spesso esatto. Si dice andiamo in Giappone a vedere la fioritura delle ciliegie, ma noi andiamo a Sant'Angelo. Poi un altro, giusto. Un altro racconto parla di due gemellini che sulla poltrona magica girano per la Tuscia e ammirano bellezze come Civita di Bagnoregio, i Calanchi, e il lago di Bolsena, insomma tutti nostro territorio. Benissimo, come si chiama la casa editrice? Allora, la casa editrice è Accademia Barbanera. Perfetto, grazie. A lei. Ah, buonasera. Eccolo, stava qui appollaiato, nell'attesa. Allora, Davide De Angelis. Benissimo. Io sto leggendo il tuo libro, Davide. Spero che ti piaccia, che ti quello che ho letto finora sì. Che ti emozioni, perché soprattutto questo è un libro di poesie dove eccolo si parla qua. Dove si parla di sentimenti, natura e fede. Quindi quello che io voglio è emozionare, è come qualsiasi forma d'arte, se non emoziona non funziona. Quindi
quello che cerco è appunto questo. Spero che i lettori si ritrovino, si emozionino e che piaccia. Dillo un po', quando lo hai scritto questo libro, durante il... Questo libro è nato durante il Covid, durante quei due anni famosi, però era un'elaborazione che si interiore che è sbocciata. Il Covid e quel periodo di silenzio e di stasi mi ha favorito la scrittura, ma era in erba, quindi... Perfetto. Hai qualcosa in comune col banchetto Piero di Te? Sì, allora, quello che è in comune è che la casa editrice, è la casa editrice Serena, che ha pubblicato tutto quest'altro, tutte queste altre sue pubblicazioni. Buonasera. Buonasera. Ecco qua. Ci illustri la produzione della casa editrice Serena. La casa editrice Serena nasce sotto l'egida del Moai di Vidorcano. Infatti, eccolo, il nostro qua. Stemma è il Moai di Vidorcano. Che abbiamo appena visto anche con la signora. Esatto. Allora, personalmente ho scritto un libro, un romanzo, Il mistero del Moai, perché non so se sapete e conoscete la storia del Moai di Vidorcano. Fatto, organizzato e costruito dagli abitanti dell'isola di Pasqua che sono venuti a Vidorcano, è stato fatto un gemellaggio e diciamo che il Moai, una volta posizionato in un punto con i riti loro, porta benessere e prosperità alla popolazione, salvo ad una condizione. Vediamo se conosci qual è. Non lo so, però penso che a Vidorcano comunque gliel'ha portata, che non venga spostato. Ah, Vidorcano l'hanno spostato? L'hanno spostato. E allora, nel momento in cui viene spostato, da benessere porta disgrazia. Ah. Allora io ho costruito questo libro valutando episodi che effettivamente sono accaduti a Vulcano alle persone che hanno contribuito a spostare il Moai, che hanno avuto varie ipotesi di disgrazia. Ah. E io narro nel romanzo. Bellissimo. La ringrazio. Passiamo, sentiamo questo borbottio di sottofondo. Questo per quanto riguarda le pizze. E la tammuriata abbiamo adottato lo stesso sistema. Buonasera. Poi carissimo, ciao. Si sentiva borbottare in sottofondo, no? Ecco qua. Siamo qui, Raffaele Donno, okay, con questi tre libri pubblicati dalla casa editrice Serena. Battiti d'amore di tamburi, che parla delle tammuriate napoletane, tammuriate nella zona del Nocerino, dell'Avellinese, e Pizzicati Forever invece parla della famosa notte della Taranta di Melpignano, quindi la famosa pizzica tarantata, e attraverso questi racconti descriviamo anche cos'è la pizzica, da dove proviene il rito. Bellissimo. E così via. E questo, il terzo libro pubblicato, è favole e fiabe per volare, sono 16 favole e 4 fiabe. La cosa che è da sottolineare è che è sempre la casa editrice Serena, è la stessa appena vista. Perfetto. Grazie. Allora, buonasera, bei tomi qui si vedono. Grazie. Pronti? Allora, sì, siamo Rosso Quadro, è un'agenzia editoriale, di servizi editoriali, in cui seguiamo praticamente gli scrittori nel loro percorso di pubblicazione dei libri. E qui abbiamo una selezione di alcune dei nostri libri. Questo in particolare, questo l'ho scritto io. E questi invece sono scritti da lei. Questo perfetto. È un romanzo d'avventura, mentre questi sono romanzi a tema storico. A tema storico con avventura, giallo, misteri, medioevo e invece confine orientale, la bella città di Trieste, in un momento particolare della sua storia. Ah, Trieste, città bellissima, di un fascino incredibile. Io sono mezza triestina. Ah, è una città da pelle d'oca. Veramente, anche la sua storia. Anche sono quelle città di mezzo, no? Che stanno tra due mondi, esatto. E Trieste per la loro. Io ho la pelle d'oca a parlare di Trieste, veramente. Ci ho stato 10 anni. Grazie. Grazie. Buonasera. Questi sono i miei due primi libri che fanno parte di una collana che si completerà con 8 volumi.
e in questa collana racconterò la Tuscia, il nostro territorio, che è stato da me mappato interamente. Sono dei libri particolari, non sono dei libri storici, non sono delle guide turistiche, sono dei semplici racconti di passeggiate che io ho compiuto e nelle quali appunto esprimo ciò che ho provato, le sensazioni, intrise comunque di quei riferimenti che poi sono necessari per la conoscenza del nostro territorio. Racconti di viaggio. Racconti di viaggio. Emozioni di viaggio. Emozioni di viaggio. Grazie. Ed eccoci qua. Buonasera, quindi lei è la testimone di uno dei personaggi più importanti che hanno frequentato la Tuscia, poi nello stesso comune insieme a Pirandello, Pierpaolo Pasolini. Sì. Bene, che ci dice? La passione per Pierpaolo Pasolini nasce dai tempi dell'università, in quanto ho scritto una tesi sul cinema di Pierpaolo Pasolini. Ho iniziato allora e da allora non ho più smesso. Ho diversi libri su di lui, Rossettana, Tosse nei racconti di Canto, e pure il primo. Il secondo e l'ultimo Pasolini, Trasforma in realtà, che parla dell'ultimo periodo della vita di Pasolini, comprende Scritti corsari, comprende Salò e Il progetto di Petrolio. Poi ho scritto un saggio introduttivo, una drammaturgia in quattro atti di Piero Zuccaro, che è una cosa molto importante, comprende anche dei dipinti all'interno di Pasolini. E adesso per Bolzoni ho scritto un saggio che verrà pubblicato a giugno su Pasolini alla Tuscia, che comprende la Torre di Chia, i film che ha girato nella Tuscia e la lotta per l'università, per il passaggio da libera università a università di studio alla Tuscia. Organizzo eventi su Pasolini, ci sarà un bellissimo evento il 20 maggio al Cedito, interverrà l'avvocato Maccioni che intervisterò, che è colui che ha aperto il caso sull'omicidio Pasolini. Grazie Rosella. Prego, un piacere. E Viterbium. Viterbium. Katia, Viterbium. Qui viene chiamata in causa. Allora, parlaci di Viterbium. Viterbium è la storia di una donna ambientata nel 1271, cioè nel periodo in cui a Viterbo c'era il conclave, il famoso conclave. Quindi questa donna ha una serie di vicissitudini, però anche una storia, diciamo, abbastanza movimentata, e attraverso Silesia noi comunque cerchiamo di conoscere anche i luoghi di Viterbo, quelli che noi amiamo di più come viterbesi. Silesia, attraverso appunto la sua avventura, ci porta a conoscerli e ci porta poi a conoscere un lieto fine. C'è un inizio abbastanza particolare e un fine abbastanza particolare. Grazie Katia. Grazie a te.